Prego, Andrea. Ah, no, passo di qua. Buongiorno. Buongiorno. Mario. Mister Adriano, Mario. No. Questi non sono nostri, giusto? Il nostro è questo. Eccoci qui. Si sfila? Sì, sì. Vale, si sfila. Mezzo metro di filo, ancora c'ha, abbiamo i soldi? Vi ringrazio a tutti di essere venuti a farci anche un saluto, perché dal 13, credo prima, di marzo che io non sono più venuto ad Arezzo. Buongiorno Mussi, buongiorno Avato, amico Massimo Benigni e tutti quanti ovviamente. Volevo iniziare questa conferenza soltanto con una cosa alla quale tengo molto, che avrei voluto fare una conferenza bella, come dico io, con tutto un dossier che io è un anno e mezzo che preparo, perché l'Arezzo, l'US Arezzo è diventata gran parte della mia vita. Sono anche accusato dai miei collaboratori di non seguire più il lavoro, ma me ne può fregare di meno. E questa è la follia che mi scorre nel sangue ormai. Allora, ho portato la signora Spagnoli, mia moglie, perché prima di tutto era una notizia che avrei voluto dare in altra maniera, ma approfitto oggi di dire tutto quello che devo dire, perché sarà poi il buon Dio se mi darà spazi per dire anche altre cose in un futuro. Il famoso Arezzello. Un nome che avevamo così. Milanello, o come ci piace a noi, è un dato di fatto, dove i miei operai stanno lavorando alacremente, dopo io ci passerò, e si chiama Aresium, perché è una società no profit che io feci subito dopo aver fatto l'acquisto dell'Arezzo. Si chiama Aresium dal latino, per lasciare sempre questo filo conduttore. Il logo lo stiamo preparando con dei miei professionisti di Milano, quindi non di questi cialtroni di Romani, così almeno qualcuno la farà finita di parlare di merda di Romani. Questa Aresium, alla quale io credo molto, e sarà fatta in base a dare spazio massimo ai giovani. Forse non mi faccio capire, non mi voglio far capire, perché i miei sentimenti sono soltanto miei. A me i giovani piacciono moltissimo, non nel senso sporco e schifoso che leggo sui giornali, ma nel senso che forse mi è mancato un figlio, non lo so. Comunque io
ho una passione per i giovani e non quelle passioni vendute miseramente, volgarmente e in modo veramente schifoso perché ci sono elezioni politiche in un paese, in un altro paese o nella nazione stessa, perché noi siamo figli di questa nazione. Leggiamo sul giornale che prima delle elezioni è tutto facile, tutti fanno tutto. Fate le elezioni, posso dire una cosa? Me la concedete? Ce la prendiamo tutti nel culo, ok? Allora, io l'Aretium l'ho fatto per me, in memoria del padre di mia moglie, Cesare Aldo Spagnoli, che nessuno conoscerà se non praticava quello sport. È stato il primo circolo in Italia, oggi ancora il circolo più importante che c'è in Italia, correggimi se sbaglio, Betty, sull'Appia Antica, dove diciamo ci vanno solo persone VIP, anche perché i canoni sono altissimi. Quindi io questa Aretium lo dedico alla buonanima di mio suocero, che da lassù spero che mi illumini su come si gestisce lo sport. Farei anche un applauso a questo dottor Spagnoli. Chiudo, poi sono a vostra completa disposizione su qualsiasi domanda e vi prego di non crearvi nessun problema. Me le dovete fare tutte. Chiudo soltanto per ringraziare moltissimo una persona che non ho avuto l'opportunità di conoscere, ma la vorrei tanto conoscere, che è il dottor Nitti, che su una mia richiesta tramite Riccardo, Nicchi, tramite Riccardo, avevo chiesto la sala stampa, che è dei giornalisti, no? Degli abili, scusate. La sala stampa degli alberi, non ci ho fatto finire nemmeno la frase, ha detto la sala stampa degli alberi, il presidente è a disposizione quando e come vuole, l'unica cosa, giustamente, non me lo dite mezz'ora prima. E quindi questa è un'apertura, un atto di generosità e un atto da galantuomo, e lo voglio ringraziare moltissimo e mi auguro di incontrarlo a breve. Buongiorno a tutti e cominciamo. Presidente, Aretium dove nascerà? Lo sapete meglio di me, i miei operai già stanno lavorando, lo stanno completando. Aretium nascerà alla nave a Castiglione Fiorentino. Non mi fate domande dell'anello, perché tanto vi chiarisco subito, io ho preso due lauree nella vita, una a scuola che non mi ha servita un cazzo, una sul marciapiede dove mi ha portato dove mi ha portato, quindi tenetelo bene in mente, le domande chiare, dirette e senza nessun problema, io sarò chiaro, diretto e senza problemi. Mi usciranno molte parolacce, forse, no, spero di no. Presidente, dalle descrizioni sembra che avete già disdetto da tempo, da un paio di mesi, il contratto che legava allo sport. È vero? È verissimo. Non capisco, Massimo, dov'è il problema. È vero, abbiamo mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno
anticipata via fax, perché io ritengo che noi siamo in Lega Pro. Credo che in pochi lo hanno capito. Forse l'ha capito questo, nel senso più buono della parola, disgraziato che mi sta vicino, al quale io amo, perché si fa un mazzo pazzesco, perché nessuno sa cosa vuol dire fare. Io non lo sapevo, è stata un'esperienza incredibile. Dal venerdì al lunedì sera alle ore 19 a Roma, a quella cazzarola di via, a consegnare una marea di documenti con una squadra fatta. Quindi ci potevamo mettere anche il portiere di casa mia. Una squadra fatta. Questa squadra fatta ci ha portato fuori dal rischio e dal pericolo della retrocessione, che per me significava uno schiaffo morale pesantissimo, perdere 642.000 euro, pesanti, perché mi piacerebbe che qualcuno li ha visti tutti in fila, o che qualcuno sa cosa vuol dire guadagnarli onestamente. Allora, fare tutto questo per me è stato un grande passo avanti, una grandissima soddisfazione, un grande sacrificio. Ma con grandissimo rammarico, con tutto quello che è stato detto contro di Ferretti, ho notato che forse veramente pochi hanno capito. Andiamo avanti. Presidente, Capuano pochi giorni fa ha detto che per una società come la allora, a Roma c'è una battuta simpatica. Articolo 5, chi c'ha i soldi in mano ha vinto. Anche Arezzo. Anche Arezzo, no? È internazionale. Allora, i magnanimi, in un momento storico così drammatico, perché intendo subito che non voglio fare politica, perché la politica mi fa cacare, mi fa schifo. Tra me e la politica c'è l'oceano. Quindi non fraintendete che io mi voglio buttare in politica. L'avessi voluto fare, l'avrei potuto fare col signor Berlusconi a Roma con grandi risultati. Cioè, mia moglie, per quanto di parte, è testimone. Ho rinunciato. Mi fa schifo. E ho perso il filo, perché la politica mi fa anche girare le palle. Era sul settore giovanile. Ecco, domanda. Allora, chi c'è soldi ha vinto, bravo. È chiaro che chi tira fuori i soldi deve avere il controllo totale dell'azienda. Chiamatela giovani, chiamatela che vende galline, chiamatela come vi pare. Ma i nostri nonni, i nostri padri, e forse anche qualcuno di voi, i vostri padri, no? Andavano a controllare loro di persona cosa facevano, cosa non faceva la propria azienda, la propria attività, il proprio bestiame. Chi non fa questo è destinato a fallire. In un mondo come oggi, che è cambiato in 5 minuti, ci si è stravolta la vita tutti quanti, al globo, non solo all'Italia. Questo controllo va fatto ancora di più. Quindi, a capo di questa cosa chi ci sarà? Ferretti? Ma è ovvio. Ma chi ci deve essere? È ovvio. E approfitto per dire un'altra cosa che mi ha dato il là con questa domanda. Io mi dispiace, perché ho portato l'autista, che non mi ha portato la borsa. Proprio su, non mi ricordo se Massimo, sul tuo giornale o sul Corriere, l'ultima riga che ho marcato: io sono stato in ospedale fino a ieri,
Arezzo l'ho seguita tramite la stampa, quelle rare volte che riusciva ad arrivare. Avete pazienza un secondo? Ci tengo in particolare perché mi ha fatto ridere. Così affrontiamo un altro discorso, credo fondamentale, di questa riunione. Era sulla nazione. Il mister già ha capito dove arrivo. Vedete, questo fatto che il mister ha già capito dove arrivo, questa è una questione di feeling. Quando succede con una donna, uno poi se la sposa, no? Poi se stufa, vabbè. Come sempre, con tutto il rispetto, per carità. Però il feeling è fondamentale perché quando due persone basta che si dicono un là e quella ha già capito, intanto risparmi fiato e secondo già sa quello dove vai a parare. Allora, la frasetta. Oh. Oh, vedi, hai sbagliato, mister. Era il Corriere, sì. Era il Corriere. Allora, la frasetta dice, leggo il periodo, sennò non si può anche non capire. Che cosa è successo? Che sia già in atto, come ha sempre sostenuto l'allenatore Capuano, e cioè che l'Arezzo vuole fare un settore giovanile completamente gestito da Ferretti, punto di domanda. Ma la domanda è sempre la stessa. Finora chi ha gestito il settore giovanile? Umberto Zerbini, sì, ma con la condivisione del presidente Ferretti. Balla! Enorme balla! Diciamocele tutte oggi! Allora, Avato, lei mi guarda, fa bene, lei sa che io ho molto rispetto della sua penna e del suo modo di scrivere perché abbiamo avuto modo di interloquire privatamente. Io non so niente del villaggio Amaranto, ho provato, ho riprovato e ho trovato dei lunghissimi istituti, discorsi, sedute di ore insieme a quest'altro, i disgraziati miei, uno e due, che per educazione, perché ci sentiamo ospiti a Arezzo, perché a Roma finiva in altra maniera, va bene, sì, vabbè, ma tanto ce li sentiamo la settimana prossima, no? Sì, e che problema c'è? Ciao, arrivederci, baci, abbracci. Finito. Questa è la gestione di Ferretti insieme a Zerbini del villaggio Amaranto. Mi sono ritrovato con dei giocatori, ma Malasu Vicio, come cazzarola si chiama, ecco, che tu tanto lo vuole la Fiorentina, è vero, lo è. No, io dico, a me quando mi dicevano che lo dovevo riconfermare per 100.000 euro a gennaio, dissi: se mi portano al manicomio di Montelupo Fiorentino lo faccio. Morale, quel signore lì mi è costato già oggi 12.000 euro, io non so nemmeno se tra l'altro se è alto, biondo, magro, grasso, ciccione, non so niente. Mi ricordavo perché? Perché è andata a finire nel casino del Parma. Quindi, questa è stata la mia gestione. Allora,
Io credo, con tutto il rispetto che devo portare, che porto a tutti gli aretini, al dottor Zerbini, che ha fatto una grandissima cosa, bellissima, con la quale io ho provato e sto forse, non lo so, ancora provando a tenere in piedi, ma della quale io non so veramente cioè qualsiasi domanda faccio la parte dello scemo, perché non sono stato mai messo al corrente. So che c'è il signor Andreini, che poi ce ne sono tanti di Andreini a Arezzo, Paolo, come si chiama? Paolo Andreini, sicuramente di mestiere, bel ragazzo, aspetto di playboy, che gira il mondo e che trova e che cerca e che fa. Io di tutto questo ritorno non ne ho avuto niente, non ho mai visto niente. So che Andreini ha una sua stanza dentro questi locali, non mi ha mai detto niente, solo da pochi giorni, cioè da prima che mi ammalassi, io dissi a dottor Zerbini, dico, non mi pare una cosa corretta che Andreini non mi metta al corrente anche a me. Dice, Andreini è partito. Beh, mi farebbe piacere saperlo, perché magari io gli devo chiedere una cosa, Andreini, no? Da quel giorno Zerbini un po' seccato, perché è inutile pure che Zerbini fa l'attore perché non lo sa fare, un po' seccato, adesso parlerà solo con te. Da quel giorno che doveva parlare solo con me, mi ha mandato due mail, che stanno sempre in quella famosa valigia, dove mi dice tante belle cose, tante belle organizzazioni, feste, riunioni, bambini, bamboni, eccetera, eccetera, ma dove non ci si capisce un cazzo della realtà, cioè stiamo comprando, stiamo vendendo, abbiamo incassato, cosa che succede, non succede niente, va bene uguale. Questa è la situazione, caro Massimo, tra me e... il villaggio Amaranto, rappresentato ovviamente dal dottor Zerbini. In tutto questo io vi prego, parlando con voi, io intendo voi, intendo la stampa e intendo il web, no? Non intendo l'uomo, perché io ho massimo rispetto dell'uomo, ma mi dispiace, fate un lavoro in Fausto che non mi è molto simpatico, ma no Arezzo, ma anche la gente adesso quando io in macchina, su quello che dicono, la stampa, no? Sulle riunioni che si fanno, di Renzi, eccetera, eccetera. Quindi non ve la prendete, perché io parlo dell'organo stampa, è come dire gli imprenditori sono tu, la frase comune, no? L'undicesimo comandamento, gli imprenditori sono tutti ladri e sfruttatori. Alla stessa maniera io le dico, la stampa tanto qualcosa deve scrivere e deve suscitare l'attenzione di chi spende €1,50, €1,20, quello che è. Perché se la stampa non scrive una cosa eclatante, anche se non è vera, ma i giornali, ma chi ve li compra voi? Allora, abbiamo chiarito, Massimo è veramente un amico, noi siamo amici, ci conosciamo tutti molto bene, quindi non è mia intenzione offendere nessuno, nessun uomo con la U maiuscola, perché non è nel mio modo di fare. Andiamo avanti. Allora, Ma se ne prende. Se hai detto fare domande, se fa. Allora questo Alessium significa che con il villaggio Amaranto, cioè neanche i lavori che sono iniziato nel suo lavoro, quindi arrivederci. E grazie. Iniziamo sul lavoro dove? Non ho capito. No, con loro, con Zerbini. Ma allora, per quanto riguarda, vogliamo parlare del dottor Zerbini, che mi dispiace che è assente.
non è bello che parliamo degli assenti, per l'idea sbagliata che sicuramente mi sono fatto io, sicuramente sbagliatissima, il dottor Zerbini non è persona che può avere dei partner. Perché giustamente ha investito dei soldi, tanti, pochi, non lo so, e giustamente è lui che vuole tenere, come dico io, in azienda da me, voglio tenere in mano io il volante. Questo è quello che penso io di Zerbini, che non è assolutamente offensivo, anzi, è un imprenditore che fa il suo lavoro molto, ma molto, ma molto bene. Sul villaggio Amaranto ci sono tante incognite da parte mia. Seguiterà il nostro contratto? Caro Massimo, non te lo so dire, perché sono 3 mesi che neanche per gli auguri della Santa Pasqua né lui ha chiamato a me, né io ho chiamato a lui. Quindi credo che non ci sia tutto questo lingua in bocca. È chiaro che arriverà a un certo punto che le cose, come sempre, poi si chiariscono. Cioè, il bianco e nero non funziona. O è bianco o è nera una cosa. Non ho finito, sto riflettendo. Venendo in macchina mi ha chiamato uno dei miei avvocati dicendomi: ti prego, non ti prendere altre querele. Io sono su questo, mi sento molto corazzato. Posso prendere querele da chi mi pare, perché mi difendo finché qualcuno non mi spara in fronte, ma zitta per sempre, io mi difenderò sempre con le carte in mano. Io non sono minacce, caro Avato. Mi rivolgo a Avato perché vuol dire che la valuto, perché se no non mi rivolgerei a lei. Lei ha scritto più volte che io sono un permaloso, ha perfettamente ragione. È irascibile, ha perfettamente ragione. Irascibile no, permaloso sì. Cioè, no? Ha ragione, quelli sono i miei difetti ereditati e peggiorati pure, perché poi quando si invecchia, lo dice anche mia moglie, poi diventi sempre peggio, vero? Confermo. Ecco. Però mi piacciono le chiarezze. Allora, a me quei signori che su Amaranto Magazine, lei fa dei begli articoli, no? Mi ha invitato, la ringrazio davanti a tutti e pubblicamente, 100.000 volte. E io garbatamente non sono mai venuto, ho trovato sempre una scusa più o meno valida, più o meno stupida. In TV, dici? Sì. Block notice. Block notice, esatto. Che tra l'altro non riesco nemmeno a vedere perché di tutto il mio grande cast romano di tecnici e geni nucleari, geni c'è stata anche una trasmissione del male, io non riesco ancora a vederlo, oppure vedo l'inizio, poi mi parte la linea e non vedo più niente. L'altra sera invece che c'era l'amico Mario, io non l'ho visto, ecco, vedevo ma non sentivo. No, dopo dobbiamo dopo è doveroso da parte nostra rispondere ad alcune situazioni di Romizzi, lo farò io. Bravo, perché purtroppo alcune cose non lo credo di Romizzi, qualcuna l'ho sentita. Ma poche, poi andavo e veniva tipo il telefonino quando va pronto, stessa storia. Quindi io non vengo per un semplice motivo. Intanto io dico come la penso, che se io vengo da lei, lei fa uno share pazzesco. Ma ne sarei pure contento. Ci sta. Ne sarei contento. Ma poi ci verrò, prima della fine stagione ci verrò. A me l'anonimato non mi piace. Non c'è niente, è una cosa che io non digerisco. Se uno mi deve dire, Ferretti, tu sei un testa di cazzo, e a me me lo dice in faccia,
si è fatto un amico, ma a me quello che si fa chiamare bli blu blu Ferretti pezzo di merda non mi sta più bene, ma non con Amaranto Magazine, non mi sta bene da nessuna parte, perché reputo queste persone gente che vale zero, che a casa è trattata a calci nel culo, e quindi si sfoga oggi perché c'è Ferretti, domani ci potrebbe essere anche lei, e si sfoga così, insultando senza motivo, senza, oppure senza chiedere perché hai fatto questo, questa è pure legge, no? Ho fatto questo perché sono un delinquente, ho fatto questo perché ho rubato, perché c'avevo fame, c'ho la dire e ho rubato per mangiare. Allora, il dialogo è questo, non è quello che si scrive XYZ. E tra i suoi vari, non la sto prendendo di petto, non mi fraintenda, diciamo che la seguono con una grandissima attenzione, non mi voglio fare complimenti, ci sono due signori, due, dove io personalmente sono stato chiamato perché ho le prove in tasca, ma poiché Ferretti non è un infame, e la parola infame qui dentro la può capire solo Eziolino, cosa vuol dire di noi del sud, io non sono un infame, mi sarebbe tanto piaciuto distruggerli, io non l'ho fatto, le foto che avevo le ho strappate, bruciate, festa finita, sono amico loro più di prima, loro non lo sapranno mai che io gli ho salvato le chiappette, come si dice poi, no? In termini volgari. Quindi io sono quello, chiaro, schietto, sincero, davanti a chiunque, non ho problemi. In tutta questa tiritera che c'è stata nella mia mancanza, perché il mio problema grosso poi è non vivere ad Arezzo, perché se io vivessi ad Arezzo e sento, io rispondo, e allora forse le cose andrebbero in maniera diversa. Con il buon amico Rolando, con mia moglie e la signora di Rolando, un tempo ci facemmo una passeggiata per il centro, eravamo appena arrivati, no? Vedemmo anche un attichetto, diceva, vedi qua, io dissi, ma questa è la pace, oh, veniamo a vivere qua, tanto ormai quel che è fatto, veniamo a vivere qua. Stavamo con Rolando, lo può confermare. Per poi essere attaccato come sono stato attaccato. La memoria è corta, questa non la dica Arezzo, questa frase storica a Roma. La mia memoria non è mai corta, ma la memoria del prossimo vedo che proprio è corta. Se vi sto seccando, ditelo chiaramente, cambiamo discorso, non c'è problema, eh. No. Lo dico a tutti, la mia memoria non è mai corta, io grazie al tanto odiato Enrico De Martino, vicepresidente, il tanto odiato De Martino, che non è che lo voglio difendere perché si sa difendere da solo, c'ha pure una bella spada, insomma, sta abbastanza bene, sicuramente è da quello che ho. Grande vita lunga. Pure a te. E se l'Arezzo è andato avanti, un pezzetto, non gli diamo tutta questa importanza, un pezzettino è stato anche perché il signor De Martino ha sacrificato del tempo personale a disposizione venendo a Arezzo, e infatti sta più a Arezzo che a Roma. Io ci ho anche discusso perché a Roma tante volte mi serviva e tu stai a Arezzo. E io, no, ci siamo anche attaccati, l'ho detto, sta diventando una malattia questa storia. Vero. Ecco. Quindi ognuno di noi qui ha fatto la sua parte. E è bene chiarire chi fa cosa, chi fa chi e chi dice cosa.
Allora, qui ce li avete quasi tutti. Mi manca però qualcuno. Deve venire qua. Il signor Lami, al quale io do il benvenuto nella famiglia dell'Arezzo, facciamogli pure un attimo, che ci siamo incontrati per altre cose assolutamente che non c'entravano niente con l'Arezzo, poi parlando, perché io vivo a Roma e il mio problema è essere poco Arezzo. Per Lami mi pare che è esattamente il contrario. Viva Arezzo, praticamente vive a Roma, perché noi ci siamo visti, incontrati, straincontrati mille volte, sempre a Roma, giusto, no? Allora, questo per dire chi fa chi fa cosa. Ci sono dei ruoli ben definiti. È chiaro che l'articolo quinto vale finché il mondo vale. Finché esiste la Terra, io credo che quello è l'articolo che vale. Non va odiato, perché senza i signori che cacciano soldi per delle cose che non hanno un ritorno, non è che uno produce questa bella bottiglietta Verna, ne produco 1000, no? E incasso 1100, assolutamente. Nel calcio non funziona così, almeno nel calcio che noi stiamo praticando, soprattutto quest'anno. Mi dispiace perché è lungo quello che io devo dire, la chiacchierata è lunga, la dovrò tagliare purtroppo. Perché dicendo questa cosa me ne sono frullate in testa altre 7000, perché la testa ancora funziona, qualche organo non funziona più, ma la testa ancora mi funziona molto bene, purtroppo. Allora, il signor Lami è stato da me convocato, non è che lui mi è venuto a cercare, sono stato io a cercare lui, a spiegargli i miei problemi con l'amministrazione comunale. I miei problemi con l'amministrazione comunale, che io credevo che erano idilliaci fino a pochi mesi fa, finché un bel giorno una dottoressa Biagini, che credo che gestisca il suo potere in un tavolo che sarà la metà di questo, e di queste persone io nei ministeri facendo appalti pubblici ne conosco migliaia, che c'è gente che nemmeno il presidente Renzi gli può dire fai così, perché non te lo fa, perché non è politica e perché è una dipendente del comune. Sono stato chiaro? Questa signora mi prende di petto e un giorno mi comincia con una bella mail, al posto del caffè mi leggo la mail. Domani mattina, e c'ho le carte, c'ho tutto, domani mattina entro le 9, trattorino, taglia erba, cazzate, parliamo di cazzate, verranno ritirati. Arrivederci e grazie. Punto. Chiamo il buon assessore, che oggi chiamo assessore, non lo chiamo più Rovinzi, non lo chiamo più Francesco, non mi permetto più. Francesco, scusa, ma... Ah no, non sai, guarda, arriva da tutti, stai tranquillo, non fare niente. Beh, siccome però, come dice Avaro, giustamente, sono permaloso e... pure di legno, a me sta mail non mi è andata giù. E ho risposto: pregiatissima signora, domani mattina alle 9 lei avrà tutto quello che ha chiesto in mezzo alla strada, quindi veda di venire alle 9 organizzata, perché io butto tutto in mezzo alla strada, fermo restando che quando io sono entrato qua dentro io non ho trovato e nessuno mi ha dato un pezzo di carta, perché funziona così il mondo del lavoro,
il signor Ferretti prende in consegna A, B, C, D e... funziona così o no? A me questo pezzo di carta non è mai esistito e non mi è stato mai dato. A Severini non gli hanno mai chiesto niente, a Ferretti gli chiedono. A quel punto Ferretti, che ancora non è proprio rincoglionito, si pone una domanda: che succede? E di queste mail mi piacerebbe avere uno scrutatore per aprire quella, la valigia dei ricordi e tirare fuori. Ma non basta sta camera, non basta. Ne arriva un'altra. Noi dovevamo giocare, qui mi dovete aiutare voi. Dovevamo giocare, chi veniva? Alessandria, chi veniva qua? Sì, quando... una partita molto, sì. Molto, molto importante. Pavia mi sembra, non mi ricordo adesso. Cioè, per noi una partita importante. Quindi la partita al sabato. Sì. Il giovedì mi arriva un'altra mail di questa signora Biagini, che mi auguro per lei almeno che sia una bellissima donna, perché solo bellissime donne si fanno perdonare certe cose. Questa signora mi dice: allora, se volete fare la partita sabato, arriva questa mail giovedì a Roma pomeriggio, dovete fare 10 punti, c'erano da fare 10 punti. 1, 2, 3, 4, fino a 10. Sapete qual era il decimo? Il decimo punto diceva tagliare l'erbetta intorno ai tornelli. Cara signora Biagini, si prenda un bel avvocato, mi faccia una bella querela, ma lei sta occupando un posto di cui non è degna nemmeno di stare dentro Arezzo. Gli altri punti quali erano? Lampadine. Poi mangiamo e poi mi tiro fuori tutti e ve li do. L'ho fatto. Tutte situazioni futili. Tutte situazioni del genere. A quando ci sono queste situazioni, vuol dire che c'è dietro una guerra in corso, dove io non avevo capito niente. La guerra in corso. Ah, ma ci sono le politiche. Lampo di genio, ci sono le politiche, le elezioni politiche a Arezzo. Allora ancora mi permettevo, Francesco, ma guarda che qui mi pare che si esagera, ma la puoi leggere? E rimane a bocca aperta. Allora, adesso l'assessore ha cambiato ritmo, non so perché, o meglio sono sicuro perché, ma non lo posso dire. La querela me la voglio prendere dalla Biagini con grandissima soddisfazione, ma non me la voglio prendere da chi c'è dietro a tutta questa mossa. Almeno vorrei evitare, dopodiché me ne può fregare di meno. Devo cercare le parole giuste. Allora, capisco il perché. Quando un'amministrazione comunale, e qui torniamo quindi ai fatti dei block notice dell'altra sera, di quel pochissimo che sono riuscito a sentire, e un'amministrazione comunale che se ne è sbattuta i coglioni da quando io sono arrivato qui fino all'altro ieri, non li ho mai sentito nominare. Noi ci dobbiamo tenere all'Arezzo, ai ragazzi, ai giovani dell'Arezzo, eccetera, eccetera. Allora, l'amministrazione comunale, io non ci voglio entrare in competenza, non ci voglio nemmeno parlare. Io voglio soltanto dire che se qui c'è uno che si è interessato ai giovani, è sottoscritto.
Adesso questo amore folle, improvviso, che è scaturito sui giovani che devono stare a Arezzo, devono, sottolineato, mi devono portare dove è scritta questa cosa, questo comandamento. Ci teniamo più noi che loro su questo, e allora si stanno giocando questa carta vergognosa, come è vergognosa tutta la politica, da Torino a Reggio Calabria, Messina, cioè è tutta così. Non mi fate entrare in politica, vi prego, non mi tirate su questo discorso. E nessuno si può permettere di dire i soldi che Ferretti spende alla nave, se li spende alla nave, li spende anche qui. No, motivo semplice. Uno, i soldi sono miei, ci faccio quello che cazzo mi pare a me. E c'è mia moglie, non posso dire quindi cosa ci potrei fare. Due, io non ho padroni, né destra, né sinistra, né centro, non ho padroni. È questa la mia enorme libertà d'azione, a Arezzo, a Roma, a Milano, a Firenze, dovunque, dovunque, io non ho padroni. Nessuno mi può dire a me cosa devo fare. E lascio poi rispondere a Capuano sul resto, sì, no, su una... perché qui siamo andati anche oltre. È vero che noi non dobbiamo dire all'amministrazione cosa deve fare, sebbene io ci avrei una lista all'amministrazione di cose da fare, per tre volte sono venuto e tre volte ho visto cose eclatanti. Ma l'amministrazione non può dire al presidente di una società di calcio cosa deve fare. Questo non se l'è permesso mai nessuno, ma nemmeno il sindaco Marino, ma nemmeno il sindaco, nessuno. E tutti i sindaci seri hanno sempre appoggiato le società di calcio, ma non con aiuti di denaro, ma non bastonandole. Dandogli creatività, dandogli carica ad andare avanti, perché noi, cari signori, spendiamo soldi e i soldi vanno a finire sempre qua dentro le squadre di calcio, non ci sono entrate. Facciamo riposare il presidente due minuti. Intanto buongiorno a tutti, grazie per essere presenti. In qualità di responsabile dell'area tecnica devo fare delle precisazioni, magari io ho 50 anni, l'assessore Lovizzi, che stimo, ne ha 25, 26, 27, beato lui, non so quanto, qualcosa in più. Devo dire che ha detto una serie di eresie e si è contraddetto, e mi dispiace che un uomo di tale spessore si sia letteralmente sbugiardato. Egli ha detto testualmente a Block Notes nella trasmissione di Avato, ospite anche Mario Agnelli l'altra sera, che noi dobbiamo provvedere con gli stessi uomini che lavorano sulla nave a Villa Severi. Bene, cari assessore, io ho fiducia, ho stima, mi sei simpatico e ti dico con grande onestà che ogni qualvolta ti ho chiesto aiuto anche nella fase del ripescaggio sei stato sempre presente. Alla presenza del geometra Mastranduono, scrivetelo, e alla presenza del vicepresidente De Martino, egli ha preso un impegno di darci Villa Severi, se a me stava bene, e lui fare come comune tutte le opere e dare la gestione poi ordinaria a noi. Non può cambiare idea dopo due giorni, quindi un assessore non può dire questo. Egli si è rizelato, perché non è stato questo Arezzo, sono stato io, perché questa Capuano, e lo dico con immenso orgoglio, nell'Arezzo non è l'allenatore, oltre al responsabile dell'area tecnica mi sento uno di famiglia, e questo giocattolo quando era in distruzione o cercavano di devastarlo, noi l'abbiamo portato avanti. Adesso tutti coloro i quali vogliono salire sul carro debbono avere la pazienza, e sicuramente noi
non diremo a nessuno di non venire. Lui non può assolutissimamente, io lo capisco perché è normale, ognuno vuole in questo momento accaparrarsi qualche simpatia, permettere di dire che io devo valorizzare i giovani. Io in 30 anni di calcio so quello che devo fare, ho sempre detto che dovremo fare un grandissimo settore giovanile. Lui non si può permettere di dire che Capuano deve valorizzare i giovani come l'Empoli, perché dimostra un'ignoranza illimitata in maniera calcistica, in quanto l'Empoli non ha un giocatore di Empoli. Magari io avessi tutti i giocatori di Arezzo, sarei l'uomo più contento del mondo. Se io devo valorizzare i giovani, egli pensa a valorizzare questo museo dello scempio, essendo egli il responsabile, perché essendo l'assessore allo sport, si vergogni in questo momento di questo scempio. Questo è il museo dello scempio. Si è rizzelato che ho fatto vedere le schifezze in cui riveste questo stadio e che noi abbiamo convissuto un anno intero che ci pioveva nello spogliatoio, addirittura, non lo dico come una frase di circostanza, spogliandoci con gli ombrelli. Detto ciò, voglio ribadire un concetto. Io sono stato sempre per l'Arezzo e per Arezzo lo sarò sempre. Quindi non devo prendere lezioni da nessuno, non mi sono mai permesso di dire come si gestisce un comune perché sono ignorante, però non si può dire di valorizzare i giovani solo perché siamo in un periodo particolare. Noi valorizziamo i giovani, faremo un grandissimo settore giovanile e voglio dire all'assessore, che ho stima illimitata, di fare quello che ha detto, oppure se non vuole prendere l'impegno che ha preso, come abbiamo speso tanti soldi anche nel rendere il terreno di gioco, che era un campo per porci e maiali, a spese solo ed esclusivamente dell'Arezzo Calcio, se qualcuno pensa che non dandoci un campetto o tentare di fare ostracismo, penso che il dottor Ferretti 2 milioni, 3 milioni che ha speso in un anno e mezzo non gli faranno paura altri 50-60 mila euro. Però voglio che nessuno possa giocare col nostro nome o che accaparrare qualche simpatia. Ribadisco, egli pensi a rendere questo museo dello scempio e valorizzarlo. Non pensa come si gestisce una squadra di calcio, perché l'abbiamo dimostrato con i fatti ampiamente le nostre capacità. Voglio ribadire ancora un concetto. Due giorni prima, tre giorni prima, alla presenza del signor De Martino e del geometra Mastranduono, ha preso un impegno su Villa Severi che dopo quattro giorni ha letteralmente sbugiardato se stesso. Non ci sono problemi, però questo ci tenevo a confermarlo. E anche quando è stato detto che le docce sono state messe, io non voglio polemizzare perché io sono un'altra categoria, noi per tre giorni non ci siamo fatti le docce, una squadra professionista, caro assessore, per tre giorni non ha fatto le docce, quindi hai detto un'altra bugia che entro due ore hai fatto, ma io questo non lo dico. Ci hanno tagliato l'acqua calda. Non solo, paghiamo anche noi tutto su un contributo di 30.000 euro, siamo scesi a 17.000 euro perché dobbiamo pagare anche la luce, dobbiamo pagare l'acqua calda e quando ci piove dentro si parla di gestione ordinaria. Cioè noi non abbiamo bisogno di elemosina da nessuno, ma che si dica sempre la verità, altrimenti questo uomo lo dovete solo sparare in fronte per farlo star zitto, perché a me la libertà di pensiero non me la leva nessuno. Grazie. Concordo pienamente, non perché Capuano è il nostro mister e è mio amico personale, concordo pienamente perché queste sono le cose vere, al di là di tutto quello che ho detto io. Ci hanno tolto l'acqua calda, dispettucci, piccoli danni collaterali, va benissimo. E vi dico invece una cosa molto grave.
ricevuta stamattina, mandata da un carissimo amico che di questo campo se ne intende. Questo stadio non ha il CP, si chiama, credo che sia l'antincendio. Sì, qualcosa che sì. E noi, se l'amministrazione non provvede domani, le ultime due partite le giochiamo a porte chiuse perché non ci danno le autorizzazioni. Altra cosa importante che vi voglio dire, che è molto importante a chi ci tiene a che questa squadra faccia delle belle cose. Noi stiamo andando avanti con un foglio della questura di agibilità 2008, del 2008. A maggio, visto che ringrazio tutta Arezzo perché si è sprecata, la stampa si è sprecata fino all'inverosimile, ho detto Madonna, ma è troppo, troppo ragazzi, che dopo tanti anni anche la US Arezzo ha una persona che si siede al tavolo con Gagliani, con Lotito, con Pallotta, eccetera, 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 sbatte i pugni sul tavolo per l'Arezzo, 5 contati stampati Facebook, presidente, grazie, punto. Quei 5 signori nemmeno so chi sono, perché li vorrei invitare a cena, li vorrei conoscere. Tutta Arezzo, 100.000 abitanti, un'amministrazione comunale, perdonatemi, voi della stampa, mezza riga, cioè non frega un cazzo a nessuno che l'Arezzo è rappresentato a Milano in Lega Pro, a Firenze in Lega Pro, dove dobbiamo andare domani, ci va lui perché io sto male, vogliono il capitano, poi chi vogliono? Il Verà Ciardullo. Ecco, vogliono, sarà assente il presidente. Allora, c'è qualcosa che non funziona. Un anno fa, quando le cose erano molto agitate, io dissi, ma gli aretini, ma che vogliono da me? La risposta della stampa, da quelle parti, fu, ma tu Ferretti, cosa vuoi dagli aretini? Allora, rispondiamoci. Dagli aretini io non voglio assolutamente niente. Dall'amministrazione comunale vorrei soltanto dei piccolissimi incoraggiamenti verbali. Cioè, bravi ragazzi, stava fallendo l'Arezzo, perché i libri stavano per essere in tribunale, non ve lo scrivo, memoria corta. Ricominciavate, ma nemmeno dall'eccellenza, oppure facevate la fine del re del Kashmir, che ha detto basta, mi sono rotto i coglioni, ha chiuso la penna e se n'è andato. È arrivato uno scemo, eccolo, perché un altro scemo che sta qua mi ha fatto una testa così grossa con Arezzo. Sono venuto a Arezzo, siamo andati all'antiquariato, bellissimo, ci è piaciuto, c'è un'accoglienza, bello, bello, bene, messe le mani in tasca, tirati fuori i soldi, dopo la due diligence falsa, ne sono arriva falsa, altra querela, ti ho detto che voglio registrata pure la virgola, sì sì, l'ho tutto, ma anche quello che dicono loro, certo. Quindi ho tirato fuori altri 400.000 euro, ma questi sono fatti miei perché sono matto, tutt'al più la mia famiglia potrebbe dirmi ti faccio diseredare,
però i soldi sono miei, me li sono guadagnati io, quindi non c'è problema, li spendo come cazzo mi pare a me. Allora, cosa vuole l'Arezzo? Ferretti dall'Arezzo non vale niente, una pacca sulla spalla già è non tantissimo, vale forse qualche milione di euro in più. Quei signori, Riccardino, che io me lo porterei a casa mia, quelle persone umane, perché è vero che io mi arrabbio, mi arrabbio a ragion veduta, magari ci fosse gente con un'apertura di sentimenti come ho io, qui ci sono solo tanti infami. Io Arezzo sono venuto per ricreare quello che voi possiate pensare, tutto quello che pensate, io nemmeno ho visto tre volte, quindi non è un amico mio, non ci ho mai preso, no, una cena, un caffè insieme, ma io voglio che l'Arezzo torni a essere quello che era l'Arezzo di Mancini, del presidente Mancini. Io ve lo dico, ma siccome non sono il mago Telma, no? Il mago Telma dice, ah, succede questo, no, io metterò tutti i miei impegni fisici, economici e le carte più valide che io nel mio mondo posso conoscere affinché l'Arezzo torni in serie B. Questo lo dico, lo scrivo, lo sottoscrivo. Quando sono stato tacciato, siccome ci sono le signore, a me non mi piace, non lo so, quella riunione io in piedi qua mi ha portato via questo povero disgraziato, perché seguitavo imbambolato in piedi a prendere insulti, pezzo di merda, stronzo, testa di cazzo, ma c'ha la valigia piena perché le ho ristampate tutte. Quello non voglio. Perché? Ah, c'è un perché. Perché Arezzo vuole che un imprenditore aretino venga qui al posto mio e faccia quello che vorrei fare io. Ma se Arezzo non c'è questo imprenditore, signori, la colpa non è mia. Io ho provato a parlare con qualcuno, ho provato a tirarlo per la giacchetta, ma ne è uscito molto poco, ma molto poco. Questa squadra, e poi torniamo anche perché è legato a Villa, come si chiama? Villa Severi. Villa Severi. Questa squadra non ci sono né Cristi né Madonne, costa 70.000 euro al mese. Ma vado, ne è convinto? Sono 700 rotti. Poi ci dobbiamo mettere lo staff, poi ci dobbiamo mettere quello che succede ogni tanto, e poi ci dobbiamo mettere pure che questi le spese. Le spese. Giustamente mangiano. No, il lordo, le tasse. Quindi gli dobbiamo dare qualcosa. I bilanci sono pubblici, andateli a vedere. Il sottoscritto non vende cocaina. I bilanci, ve lo ripeto, sono pubblici. Sono uno dei 100 scemi in Italia che paga oltre 500.000 euro di tasse. Ma no, perché ve lo sto dicendo, io voglio che voi lo andate a verificare su internet, c'è pure quante trombate la gente si fa con le donne. Allora, scusate, ma è sfuggita. Ci può stare via. Però andatevela a verificare, questi sono i fatti e non c'è nessuno però a Arezzo che è venuto a dire Ferretti, mettiamoci in società. Società come? Alt! Io non ci voglio guadagnare con l'Arezzo. No, io non chiedere
appunto perché diceva degli imprenditori di questo e quest'altro. Lei sul nostro, sul Corriere, appunto, che è uscita la cosa che lei comunque ha ricevuto una proposta di acquisto per l'Arezzo per 201.000 euro, non rivelando ci, però la ci sta arrivando. Basta, è partito da lontano. Ci sarà anche il nome e cognome, certo. Certo. Scrivete. Allora, sì, è un po'. Non trovo un termine, un po' ridicolo, ma lasciato un po' così. Una presa in giro, un gioco, forse un gioco di pessimo gusto. Allora, l'Arezzo, dobbiamo cominciare. Ah, la vuole registrare? Sarà tutto registrato qui. Ci sono tante per le varie querele, tutto registrato. Allora, la risposta non è secca, perché c'è un contenuto. Il contenuto è il seguente, cercate di seguirmi perché è facile facile. Poi, voglio dire, proprio presi per scemi, vabbè, facciamoci prendere per scemi, caro Daniele. 2 più 2 fa 4, giusto? C'è dubbio? Quando è Riccardì? 4. 2 più 2 più 10? 14. Meno 10? 4. Sono matematico, sono bravo. Oh, questa è la risposta. Questa è la risposta. Allora, perché ci sono anche delle leggi, no? Proprio per evitare che gli imprenditori ladri, perché noi siamo tutti ladri, imprenditori ladri facciano i giochetti con i numeri, perché tu non mi puoi mettere 2 più 2 fa 4, meno 7, meno 8, alla fine è sempre quello, no? Questo lo fa anche il governo, no? Il PIL è 0,000, però siamo a meno 1, però togliamo quello, andiamo a me, eh? Solite storie. Questa storia riguarda i conteggi che io, gli ultimissimi conteggi che io ho fatto col signor Umberto Zerbini. Mica una bestemmia, la vedo perplessa, né un'offesa. Il signor Umberto Zerbini intende portare avanti un discorso giusto finanziariamente, ma non economicamente. Perché dice, noi abbiamo fatto un accordo e tu mi devi tot 200.000, diciamole tutte le cose, va, in 5 anni. Io sono bravo e te li faccio pagare in 7. Ha detto, grazie, apprezzo. Facciamo 5. Se posso anche meno, tagliamo prima. Bene. Però tu, i tuoi conti, i miei conti, sono sbagliati. Perché tu adesso delle spese di dipendenti che paghi. I dipendenti mi hanno sempre insegnato che si pagano. Io li pago. Quando la storia del ripescaggio famoso, io sono andato da Zerbini e gli ho detto, senti, noi abbiamo un accordo, in questo accordo io ti devo dare 60 o 30 o 60, non ricordo. 30 per 7. 30 per 7. 30.000 euro l'anno. Allora, darti materialmente, perché voglio essere molto molto chiaro, darti materialmente 30.000. Va bene? Oppure mi puoi agevolare se io questi 30.000 me li tengo in tasca, mi assumo tutti quelli che c'hai e te li pago. Ci siamo? No, se ci sono dubbi, per favore, ditemi se non sono stato chiaro. Ma vado, se distrae. Sì, perché... No, ristratto io. No, era molto attento, ha fatto alzare la telecamera. Il contrario. Mi risiedo. Allora, capito qual era il concetto? Alla fine io sti soldi te li devo dare.
oggi devo fare una fideiussione di 642.000, 43.000, mi farebbe comodo perché così mi dilaziono la spesa. Più 270 di capitalizzazione. Esatto. 1.080.000 contanti. Sanno meglio loro di me. Allora, io in questo modo mi sono rateizzato nella mia testa. Ero convinto che tutti eravamo convinti che io mi sono rateizzato così un debito X che avrei pagato ogni mese facendo degli stipendi. Stipendi che non so, bruscolini, perché un sacco di gente. Eravamo d'accordo così. Quando a un certo punto, adesso, primavera, ho detto, vediamoci, facciamo il punto della situazione a cui siamo oggi. I conti. Dice, no, è perfetto. La cifra è quella. Fino a oggi noi abbiamo speso 140.000 euro. Bene? Di stipendi. Di cui 70 sono di Zerbini, perché fanno parte dell'accordo, giusto? Quindi io la rata l'avrei pagata. Eh no? Perché no? Perché queste sono aziende. Allora tu mi devi fare come ti ho fatto io, che io in totale fiducia nemmeno ho guardato, un bilancio dell'anno in corso calcistico. È complicato capire? No, è facile. Facilissimo. Nel bilancio ci sono le spese, ci sono le entrate, la vendita favolosa di Matusalemme, e, vabbè, altre cose. E un bilancio da X non è in perdita, quindi buono. Quindi tu quest'altro anno, adesso, quindi per l'anno che è già in corso, da qui a giugno, devi chiudermi un bilancio dove ci sono tutte le stesse cose che tu hai fatto, hai speso, hai incassato. Bene. Allora vuol dire che questo discorso non funziona più. E lo sappiamo dopo 2 anni? Benissimo. Una curiosità, atteniamoci pure ai bilanci, ai discorsi finanziari. Tu sei commercialista, no? No. Beh, intendete dei numeri. Allora, se io oggi quindi ti devo dare 30 più 30, ti devo dare 60. Io oggi ne do 60.000. In compenso io però ho speso 140.000, di cui 70 non sono miei. Da qui a 5 anni, quanti 70.000 io avrò speso che non mi competono? Chi cazzarola me li ridà? Dobbiamo fare storie? Ecco la risposta. Muzzi, non lo so se lei ha capito. Ma questa, cioè, non si può dire, no? Se deve dire come nasce il discorso. Il discorso nasce così. Allora io mi pongo il dubbio, l'interrogativo, tra 5 anni io mi troverò sicuramente che ho saldato il mio impegno di 200, ma sicuramente mi troverò esposto non so di quanto per tutti gli stipendi che io avrò pagato del villaggio Amaranto. Questo è il grande punto interrogativo. Da questa osservazione nasce il ghiaccio. Non ci siamo più sentiti. Poi mi dice qui, tu lo sai, scherzosamente, no? Il disgraziato che incontra al bar Zerbini con Daniele Diomede, altra coppia che mi lascia un po' così perplesso, perché fino a ieri Diomede era quello che era, oggi non si sa più che è. Faremo grandi cose. Cosa? Tribunale, cosa?
E questo è un interrogativo, secondo interrogativo che mi pongo io. Io adesso voglio andare fino in fondo a questa storia, nel senso, perché io fino adesso non ho avuto tempo. Adesso, con la scusa che non sto più bene fisicamente, dirò in ufficio a Roma che mi prendo un po' di periodo sabbatico. Invece non me lo prendo, me ne vengo a Arezzo. Voglio andare a vedere, spulciare dove sono i documenti, quale tipo di documenti che hanno autorizzato il villaggio Amaranto, che mi pare che si chiamava Club Junior Camp. Junior Camp Siena. La bandiera del Siena. Con la bandiera del Siena, tipo che è una cosa come se io a Roma, ma a Roma tu, cioè ti ammazzano prima. Vado davanti ai campi da Roma e apro il circolo da Lazio, cioè una cosa del genere, però merito al coraggio, per carità. E mi voglio andare a spulciare tutto, perché se le cose non stanno come devono stare, non so se qualcuno di voi gli è capitato di fare quella ricerca, come si chiama? Arabica, come si chiama? Araldica, quella con il logo, la tua famiglia era l'imperatore, eccetera. Però noi abbiamo regalato il nostro blasone. Allora, il nostro blasone, che tra poco si sputtana, è già sputtanato, perché il cavallino sta qua, il cavallino sta là, facciamo la luna, sta là. Cioè, sto cavallino, poveretto, tra poco schiatta. È già schiattato. È già schiattato. Due volte. Due volte per quello. È schiattato. Per motivi più banali. Bravo. Ma insomma, ce lo dice il nome di che ha fatto sto offerta? Oh, ho finito adesso di parlare da un'ora. Umberto, allora sarò più chiaro. Umberto, hai detto Umberto Zerbini non c'è. Vabbè, non si parla della serie. Non mi piace, perché adesso avrebbe contrabbattuto, giustamente. No, non ho sparato su Lomizzi, ho detto delle. Allora, Umberto Zerbini mi ha mandato via mail una sua offerta dicendomi: va bene, visto che sei un pezzente che non c'hai una lira, mi passi il 51% delle quote dell'Arezzo Calcio, della US Arezzo, e comando io per 201.000 euro. Primo punto. I 201.000 euro vanno a sconto di tutto sto casino che io avrei fatto. Capuano fuori dai coglioni. Allora, questo, avete capito? Nome, cognome, situazione. Ho fatto la domanda. Ma anche due. Ah. Così, per curiosità, quando sono andati in Brasile alcuni dipendenti dell'Arezzo o del villaggio Amaranto, non so di chi sono dipendenti. Non so nemmeno io. Io i miei dipendenti li conosco, stanno qua, tranne Lami, che non è dipendente assolutamente, e il sindaco, per carità, e i giocatori, quelli sono i miei dipendenti. No, non mi è stato chiesto niente, quindi tutto regolare, correttissimo. No. Allora, per 201.000 euro, mi dispiace, mi ha mandato un messaggio Orgoglio Amaranto Roberto, che l'avevo pregato di venire, perché ho detto è interessante che tu venga. Io ve lo dico ufficialmente, prima di vendere a 201.000 euro, io regalo tutto l'Arezzo US Calcio a una condizione, a prezzo simbolico di 1 euro, a Orgoglio Amaranto, perché io voglio i tifosi. A me quelli che vengono a fare qui, do finalmente una risposta che Avada aspetta da un anno e mezzo. Vero. Quelli che vengono a fare lo show in tribuna,
perché ma tutto il mondo è paese, a Roma è uguale, a Roma c'è chi è della Roma e si fa vedere in tribuna della Lazio perché c'è quello, c'è quell'altro, va a Firenze e tu ritrovi vicino a Renzi, frega cazzi a quello della Fiorentina, cioè tutto il mondo è così, va benissimo, ma a me di questi qua me ne può fregare di meno, anzi se non vengono mi fanno pure contento. Il mio sogno Avato, che non potessi arrivare a stasera, è vedere i tifosi veri, quei ragazzi alla curva Minghelli che si ammazzano, che stanno senza voce, con le bandiere, che te li ritrovi a Messina, te li ritrovi tu che giri. A Sassari non sono entrati. Ti ritrovi. A Sassari non, ecco, non gli hanno impedito di entrare. Ecco, quelli gli hanno impedito di entrare. Quelli voglio. Non è che a me quello che viene a fare la vetrina o la fighetta con la minigonna, me ne sbatti i coglioni. Capisci? Cioè, avete capito cos'è che io voglio? Voglio il tifo della gente vera, cioè vera, che ama la squadra, che la carica. Facile, no? È semplice, non c'è nient'altro. E un'altra cosa, quella risposta famosa che noi non abbiamo dato, è che questa è colpa di Riccardino, di chi c'era prima di Riccardino, che io pure non ho mai capito. Noi pubblichiamo ogni volta 1500 spettatori abbonati, 300 paganti e uno poveraccio che non hanno fatto entrare. Una cosa del genere, giusto? E perché non mettiamo la cifra? Cioè, a fine partita sto dicendo. Sì, l'incasso, perché non lo mettiamo? Cioè, qual è? Cioè, che nascondiamo? Un incasso che va alla SIAE, che cioè, la Covisoc tra poco dorme nei nostri uffici, la Deloitte che viene un giorno sì e l'altro pure, che non vedo. Allora, per cortesia, la prossima volta si mette la specifica, 1500 abbonati, qui è quelli che hanno pagato, top, perché sti incassi. Cioè non è che ha vado, magari pagassi poco, un centesimo delle spese. Gli incassi lo sa come vanno a finire. Entriamo su un altro discorso. Caro il sindaco di Castiglione, perché gli ho dato io questa croce, che si fa il GOS ogni partita che c'è. Ogni partita che c'è, per questioni di sicurezza, vengono chiesti un certo numero di steward. Noi siamo arrivati anche a 35. L'incasso, che parliamo poi di quei cifre là, va a finire che quando vanno via quei signori viene il capo e paghiamo la fattura. Cioè sto grande incasso serve a quello alla fine. Siamo arrivati ad avere due o tre steward per un povero pazzo, disgraziato, ma un matto. Perché uno che parte, non mi ricordo da dove, con le bandiere, viene da solo. Albino Leffe, da solo. Avete visto che stava dallo stadio? Nella curva ospiti e c'aveva tre steward vicino. Uno con una panza così, che si ritrova con tre bestioni dietro, ma che poteva fare quello? Ma ditemi voi che poteva fare quello di danno. Va bene. Quello con la Gianna Erminio, che non c'era neanche un tifoso che era voltato verso la curva, non c'era un tifoso. Sì. Bravo! Allora, queste sono le lotte, perché vanno dette, perché ci passi pomeriggi, che il buon sindaco, io a costo zero, io ho sempre detto, la mia coscienza è a posto, perché io ho sempre detto chi... No. Come?
Io ho sempre detto al sindaco, ma chi te lo fa fare? Come io ho detto a dottor Lami, tu ci vivi Arezzo, ma chi te lo fa fare entrare in questa lotta? Perché io sono un carattere un po' così. È nata la simpatia e io ho detto grazie. Tengo a precisare, non mi ha chiesto un centesimo, questo per onore di verità. Un'altra cosa, io non ce l'ho qua a Vado, però mi piace dare... Ah, bravo. Vuole proseguire da sola? Le chiudo io, chiudo. Quando il buon Dio ci ha mandato l'unico uomo di calcio, questo lei ha scritto, l'unico uomo di calcio è stato cacciato via. L'unico uomo di calcio dell'Arezzo è stato cacciato via. Chi era? Pagni? Certo. Allora, non posso entrare in materia perché mi è stato proibito, qui non è che c'è una querela, qui già c'è una causa avviata, avviatissima. Quindi non posso dire niente, né che è un gentiluomo, né che è altro, né niente. Sarà i giudici, sarà un tribunale a decidere. Però voglio dire, li ha cacciati via tutti lui, Ferretti. Perché Ferretti, basta chiederlo anche a Roma, io non ho mai cacciato via nessuno. E cominciamo. Io qui ho cacciato via, che è un brutto termine, ho chiesto soltanto a una persona, che era la Michela, che non era il lavoro per lei, perché era vero, quei giorni era un grande caos, era andata in confusione, non era il lavoro per lei. Michela, la gran signora, ha detto, ha ragione, grazie di tutto e arrivederci. Gli altri, io non li ho cacciati via. Con lui ci ho parlato 2 ore, perché oltre a tutti i meriti che c'ha, mi ci sono pure affezionato. Io lo chiamavo pure la notte. Buratti, ma che dici? Per quello che l'ha andato via. No. Forse l'ho esaurito, non lo so. Luigi Dini, un pomeriggio intero. E Pagni gli ha detto, ma lui può fare musicista, ma ha detto Pagni, no? Ha detto l'attore. Ah, oh, c'eravate voi, l'attore. E io ho detto a lui, guarda che fuori c'è la fame nera, ma pensaci bene. Infatti sto in ottimi rapporti con lui, sto in ottimi rapporti con tutti quelli che se sono andati via. E in ufficio ci siamo detti, tu pure c'eri tante volte, ma che succede Arezzo? Se ne vanno tutti? Messi in condizioni di andare via, anche Buratti è stato messo in condizioni. Messi in condizioni di andare, allora, ci sono tanti modi, no? C'è quello che ti dice, senti, la porta è quella, vattene, e sarei io perché non faccio le politiche. E ci sono quelli molto più scalti, che ti mettono nella condizione di andare via. Questa è una domanda che lei mi fece una volta e io adesso invece gli ho risposto. Io non ho mai mandato via nessuno, anzi, ho perso degli elementi e sono felicissimo di averne recuperato sicuramente più valido. No, perché sta qua, lui lo sa come la penso. La signora Cinzia Peghi se n'è andata, ha dato le dimissioni, ha trovato un posto migliore, io sono felicissimo, certo. Se si trova bene. Ma non, un giorno gli vorrò chiedere, ma perché non mi ha salutato? Cioè, che io ho fatto io, scusi? Questa è la storia. Pronta le domande di Amaranto. No, volevo sapere, Arezium che cosa comprende alla fine? Cioè, che cosa ha in mente di farci? Perché il centro sportivo ha un bel impegno. Come va a finire con i campini? E poi l'anno prossimo il mister ha detto che bisogna lottare per la Serie B e quindi immagino che... Due anni, però a livello di budget ci sarà uno sforzo in più da parte della società, no? Anche per arrivare a giocatori più importanti, insomma, soprattutto...
Sicuramente. Sicuramente. Noi, purtroppo io, ripeto, un mese e mezzo ho bruciato grazie a altre cause di salute. Dobbiamo parlare di questo, perché io in Serie B ci voglio andare. Ci voglio andare a parolone. Voglio fare tutto quello che si deve fare per provare ad arrivarci. Dobbiamo parlarne con calma. Stiamo già lavorando profondamente, stiamo già lavorando e serenamente di questo. Per quanto riguarda Arelsium, io ci voglio fare, voglio intanto, sono disponibilissimo ad andare avanti con Zerbini, e comunque un campo in più ci serve. Quindi voglio fare un campo degno, dignitoso. Tra l'altro quest'anno noi abbiamo preso con noi anche le ragazze, quindi è un altro, sì, un altro impegno in più. Quindi sicuramente servirà. Non è che ci saranno i broccoli. Rispondendo alla terza domanda, credo che se va via Ferretti dai Funghini, nemmeno i broccoli ci vanno là. Le patate forse. Perché i Funghini, l'avvocato, che è un avvocato molto, molto deciso nel rispondere, qui mi farebbe piacere una sua querela, è un ricatto. È un ricatto. Tu sai che è vitale quel campo finché esiste Arezzo. Quando Arezzo non esisterà più, e mi auguro mai che esisterà sempre, al di là di Severini, Ferretti, Mancini, sempre deve esistere, perché un pezzo di cuore gliel'ho dato, l'avvocato gli dirà ai suoi protetti: cari signori, chiamate un agricoltore e speriamo che ci crescono le patate, perché non c'è altra cosa. Quelli sono due campi, di cui quello sotto fa schifo, che se ci andiamo noi a fare partitella tra ammogliati e separati, credo che esce fuori dal campo uno sano. Su 22 ne esce uno sano, si ammazzano tutti. Fa schifo. Questo è mantenuto condizioni, diciamo, abbastanza buone, non ottimali, buone, perché noi abbiamo una persona, Gian, no? Che fa quello che deve fare tutti i giorni. Quindi, io, tornando all'assessore, le proposte dell'assessore, che ho sempre sentito verbali, ma non ho mai visto un pezzo di carta, senza i pezzi di carta firmati, timbrati e controtimbrati in un paese burocrate come è il nostro, io non vado nemmeno più a prendere il caffè. Allora, tratto io, ciao Nanni, non t'ho visto, tratto io, bene, tratta lui, risposta, al 50% ce li danno, bene, dico già una cosa. Due giorni dopo, ma questa è una storia recente, telefonica, se vuoi, anche uno solo, quello davanti, 5.000 euro al mese, mettimelo per scritto, fino all'anno, così. All'anno. 5.000 euro al mese sono 50.000. Pensa, ho capito, al mese, firma pure, pensa, all'anno. Bene. Sarei uscito dall'ospedale per venire a firmare una cosa del genere. Poi silenzio, non si parla più di niente. Poi torniamo a Villa, che già mi è antipatico come nome, perché il numero è un nome che non riesco a ricordare. Villa Severi. Alla Villa del Cavolo, dove io mi raccontavano, non voglio offendere nessuno, i famosi aerei di Mussolini, no? I mettite qua, i mettite là, i mettite là, e quel coglionazzo di Hitler ci credeva, che ce ne avevamo tanti. Allora, io ci sono stato a Villa Severi, mi sono ricordato, ci sono stato 2 anni fa, Enrico, credo con te,
e con qualcun altro. Sì, sì, sì. È un campo di terra, terra, terra. Vedo che c'è, senza volerlo coinvolgere, un signore che fa quello di mestiere. Quel campo di terra, per renderlo funzionale, perché quella è la natura, non c'è altro. Se noi cominciamo oggi a lavorarci, forse lo vedremo. Mi corregge se dico una cosa sbagliata. Febbraio, gennaio? Non basta. Ah. Se uno può fare qualche cosa di serie, non fatta bene, certo. Si può fare anche meno. Certo. Allora, Villa Severi, scusatemi, ma non è un'altra presa per il culo? A noi ci serve domani e noi parliamo di Villa Severi a Saltrano. Presidente, l'assessore Lomizzo aveva detto che l'assessore aveva proposto Ponte due aree per costruire addirittura il centro sportivo. E una di queste, l'altra sera in televisione, disse l'area di San Marco la Sella. È vera questa cosa? A me non me l'ha proposta, purtroppo l'audio. Quando ho avuto io l'incontro, non ha proposto questo, ha detto questo perché era un discorso un po' più lungo, ho detto quando ci sarà il presidente ne parleremo. Però... Ma non era una cosa fattibile, insomma, come stiamo cercando di campi adesso. È un progetto, ma è più lungo, insomma. Però c'è anche da capire una cosa, io non è che voglio difendere l'amministrazione, ma c'è anche da capire una cosa, è tutto in disarmo, c'è l'elezione. Certo. Io non riesco neanche a capire come fa Domizzi a dire vi do campo a San Marco la Sella, quando poi può darsi anche che non rientri in giunta, che Beh, infatti era un discorso molto più lungo. Forse anche l'interlocutore è sbagliato. E poi, ma in questo momento tutti sono sbagliati, anche il prosindaco. Certo, non c'è nessuno. E poi Presidente, Lomizzi dice sempre di quelle riunioni, parla di 10-13 riunioni che avevate fatto, che lei gli aveva proposto tutto il progetto di ristrutturazione dello stadio, no? Sì. E quindi dice, sarà ancora una cosa che si può mettere in atto oppure no? Cioè, come... Allora, questo è tutto vero. Al momento io non ho nessunissima intenzione di mettere in atto niente con questa amministrazione che c'è o che non c'è o che c'è a metà. Perché se oggi firmo con loro, domani arrivano il nemico, l'Alti. No, questa è l'Italia, non è Arezzo, questa è l'Italia. E mi dicono che non è più valido, quindi... Inoltre c'è un altro fatto che, parlando così nella foga, io mi sono dimenticato. Tra le tante mail della bellissima, gentilissima, preparatissima, soprattutto dottoressa Biaggini, nei 10 punti, ma adesso glieli do a Vato, nei 10 punti, certo, nei 10 punti dovrei usare un termine molto volgare che mi dà anche fastidio a me, pensate un po'. Avrei dovuto, diciamola bene in italiano, ripulire lo stadio sotto la Minghelli, dall'altra parte sotto la Maradona, dove in realtà io nemmeno ci sono mai andato, mi hanno mandato delle foto, dove ci sono insegne, cumuli, c'è di tutto e di più, di cose lasciate, illuminatemi voi, da chi? Da me no, io dovrei fare la pulizia, si chiama sgrosso, del comunale, è giusto, è giusto, è certo, e chi la deve fare? Però, quindi vedi, una cosa c'ha ragione a Biagini. Allora, per dire questa pure,
Che vuol dire? Vuol dire, caro amico mio, io ti sto non provocando. Provoca tu una reazione, alla fine ce l'hai. La mia reazione oggi è di dire: io con questa amministrazione che c'è, non c'è, non ci prendo nemmeno più un caffè. Questo è il fatto. Allora, aspettiamo chi viene, vediamo che idee c'ha, serie, pubblicamente, così, si deve sedere con noi. E allora, il conto è che tu lo dici a porte chiuse a Ferretti, e un conto è che c'hai la stampa davanti, che poi ti fa un mazzo così grosso se non mantieni. Perché questo è il vostro potere. Se poi voi ci avete paura, il problema è vostro, non è mio. E quindi ora il ruolo di Daniele Lami... Il ruolo di Daniele Lami è ben preciso, il ruolo di Daniele Lami, parlando, perché poi alla fine uno va a parlare di cose, di lavoro, no Daniele, dei piccioli, no? Che servono pure quelli, e invece ci troviamo seduti a tavola a parlare di Arezzo. Altra cosa, errore, facciamo in due. Io ho detto, ma te la sentiresti di prendere in mano i rapporti per il comune? Perché io ci ho rinunciato, non ho più la voglia, e soprattutto proprio non mi va, perché venire in televisione e dire il contrario di tutto a me mi fa schifo. Allora io non posso parlare con certe persone, diciamo che non sono all'altezza. Ferretti non è all'altezza, allora ha chiesto un aiuto a un amico che è Daniele Lami. Se Daniele Lami ci riesce, ha fatto un miracolo. Daniele Lami, oltre che con il comune, se ho ben capito, però Daniele tiene anche i rapporti con i funghini. Ancora con i? Con i funghini. No, non è stato, ho sentito dire che è stato incaricato anche di tenere rapporti con i funghini, no. Eventualmente. Allora, se Daniele Lami, che mi ha dimostrato di essere un abile PR, riesce pure in questo di miracolo, non è più, cioè non lo so, no. Però questi sono gli incarichi, no, perché c'è un problema, diciamo, proprio operativo a questo punto, perché dei campi, ovviamente i campi da queste situazioni problematiche, il problema operativo lo state vedendo voi, perché la nave sarà pronta da qui a 20 giorni, quindi se gli allenamenti si devono fare si fanno là. Io sono anche disposto, lo dico davanti a Riccardino, perché sarà lui il responsabile, sono anche disposto, siccome ho rispetto, oltre amo i giovani, ho rispetto dei vecchi tantissimo, anche perché sono diventato vecchio pure io, purtroppo. Io metto una navetta che mi va a prendere i signori qua davanti e me li porta la nave a vedere gli allenamenti. Poi ce li riportiamo a Arezzo, gli offriamo pure la veretta. E tu sei sindaco, come avete? Ecco. Sono anche i giovanili. Ma noi cercheremo altri spazi, allora ci saranno tante cose, dare tutte le risposte oggi, certo. Credo sia quasi impossibile, però come vedete le idee ci sono, perché ho detto, ce lo siamo detto, perché togliere questa cosa a sei signori? Noi cercheremo in tutto e per tutto di tenere i campini, Giorgio, senza ombra di dubbio, l'abbiamo sempre detto. Ma il problema è che lo sanno pure i campini. Certo. Allora, il ricatto, io vado a spendere 30 volte di più, certo. Ma il ricatto io non mi ci piego, ma manco morto.
Vediamo se l'assessore mantiene fede a ciò che ha detto. Vediamo l'assessore e vediamo soprattutto, io ho molta fiducia in Daniele, certo, che riesca a trasmettere in maniera più carina tutto quello, prego, che abbiamo detto. Io volevo fare una domanda, se possibile, tornando sempre al settore giovanile, volevo capire. Lei ha detto ultimamente che con Zerbini continuerebbe il rapporto, va bene? Sì. Però non si capisce bene questo rapporto, come si vuole continuare a farlo, signor Presidente. Anche perché io, parlo da persona estranea, è stato fatto una 20 giorni fa, dei provini degli anni 2000, 2001 e 99 all'interno del campo dello stadio comunale. Non si sa se sono stati fatti come Football Academy Arezzo o OS Arezzo, cioè è un po' difficile capirla questa situazione. Cioè, io penso che è giusto si dare un taglio netto alla situazione, capire qual è l'Arezzo, qual è il settore giovanile dell'Arezzo e come viene predisposto il settore giovanile dell'Arezzo. Questa è una questione tecnica di Edovegna, non è una questione di proprietà. Infatti io posso rispondere io a livello tecnico, l'Arezzo allora rispondo io, però mi sembra che sia anche stancante, l'ho detto 2000 volte. L'Arezzo Calcio, mi fa piacere, farà, tenterà di fare un grande settore giovanile. Il settore giovanile ci vorrà del tempo, non è come la prima squadra prende il meglio, come fanno gli altri, noi non lo faremo mai, spendi, getti i soldi e puoi anche vincere. Il settore giovanile ha bisogno di tempo. Quindi l'Arezzo Calcio costruirà un grandissimo settore giovanile. Il fatto di spendere tanti soldi per la nave sarà il nostro bistadio, è stato scritto da un quotidiano, è stata una mia frase. Come si può? E quindi l'Arezzo costruirà un grandissimo settore giovanile. A comandare sarà il presidente della prima squadra. Rendo l'idea? Quindi non ci sono altre situazioni. Comanderà tutto il dottor Ferretti, a capo della gestione tecnica, iniziando dalla prima squadra a finire i Pulcini, ci sarà una sola persona a decidere, che si chiama Ezio Capuano, responsabile tecnico dell'Arezzo Calcio. Per quanto concerne i raduni che sono stati fatti come US Arezzo Calcio, quindi noi prenderemo il meglio che riteniamo in quei raduni. Sono stato esaustivo? Esaustivissimo. Benissimo. Ricordando a quei raduni, dico, e al discorso che diceva prima, sì, cioè nella provincia trovare il meglio, ma non no, cercare di trovare il meglio, ragazzi, non è preso, cioè, però cercare allora, di trovare il meglio sui ragazzi di Arezzo, no, cioè, è fuori discussione. Allora posso dire la mia, Arezzo ci sono tanti giocatori bravi e tanti settori giovanili, per esempio il Santa Firmina, l'Olmo Punto, che lavorano con l'Atalanta, Football Academy. Quindi è normale che per noi iniziare questo percorso non sarà facile. Noi come Arezzo Calcio cercheremo di prendere quanti più giocatori possibili di Arezzo. Ma perché? Perché non ci costano nulla, a prescindere la valorizzazione della retinità, che qualcuno mette in dubbio. Perfetto, prego. Grazie. Presidente. Sono stato esaustivo. Prego. Scusa, volevo chiudere con questo discorso, perché è uno dei problemi. Quindi io me l'ero, scusatemi, ma le mie segretarie anche di Roma gli devo tirare un po' il collo perché non mi seguono in queste cose. Scusi, sto dicendo qualcosa di importante. No, no, ha detto, voleva solo dire... Non mi interrompete. Questo foglio, io non l'ho potuto scrivere mentre Capuano parlava, né marcarlo. E glielo leggo testuale come mi è venuto. Sarebbe stato dovuto mettere, fatto col computer, mettere bene, no, ovviamente. Però lei ha fatto una domanda centratissima. E le voglio rispondere. Il progetto del villaggio Amaranto, che per me è ancora in corso, non so per Zerbini perché non lo sento, non mi chiama, io scrivo testualmente:
Se Zerbini vuole invece non buttare tutto all'aria, quindi trovare una soluzione, il problema è semplicissimo. I 200.000 famosi che sono diventati miliardi di euro, io te li do subito, mi sono preso 24 mesi, posso darglieli anche subito. Si fa l'atto dal notaio di Roma, non di Arezzo, si fa l'atto dal notaio di Roma, neutrale, o Milano, Firenze, dove vai, ma non Arezzo, si registra e le cariche saranno responsabile unico settore giovanile Ziolino Capuano. Poi ho scritto fuori, per carineria, per educazione, non ve li dico, ma so quasi tutti. Il settore giovanile a pieno titolo si riprende il logo del cavallino e si chiamerà Arezium. Presidente Elisabetta Spagnoli, che vi ho presentato all'inizio. Alla fine io marco con il verde alternative zero. Qui è stato chiaro. Gli auguri. Oggi questi famosi provini che stanno facendo, non ne ho la più pallida idea. Questo è un altro dei motivi di una famosa domanda, non so di chi, che diceva questa cosa. Stanno facendo i provini? Che cazzo ne so io? Ma lei gli pare normale? No, quando ci chiesero il campo, no, si ricorda anche il presidente, ci chiesero il campo quando noi eravamo in ritiro, si ricorda che mi chiamò lei... di dargli il campo. Sì. Ok, no, pensavo che erano capito. No, sono quelli lì, quando noi eravamo in ritiro a Lumezzane. Comunque, le idee sono chiarissime. Basta, secondo me, un po' di buona volontà, volersi venire incontro, ovviamente, festa finita. E invece, Presidente, per quanto riguarda lo sponsor, ha detto che con la Gimet Brass è finita e ha già quindi altre idee per lo sponsor per la prima squadra. Certo. Uno è una mia nuova azienda insieme a mia moglie, che non fa pulizie, fa tutt'altro. Catering? No. Catering. No. Elettronica. Va di moda, bisogna adeguarsi. Ma perché ti interessa tanto? Si fa l'elettronico, si fa il catering. Che te frega, te? No, un'altra storia. Si sa mai, capito? Consumi, se fa le cucine... Quindi, uno è quello. L'altro, lo stiamo valutando, ma non c'è un nome. Il signor Daniele Diomede, che si permette di chiamare lei, credo? No. Lui? No. Mi hanno detto che ha chiamato qualcuno dicendo si viene, ma come ricordo, pizza e figli. No, non c'è nessun nome. Se qualcuno viene e capisce che noi abbiamo un budget di circa 2 milioni e stiamo in Lega Pro e gli piace, si adegua al budget, ovviamente non è che deve dare 2 milioni, è in proporzione, è ben accetto. Altre persone che pensano di fare i colpacci, ma non ci venissero per niente, perché vengono a perdere tempo, a farmi arrabbiare e a prendersi pure qualche parolaccia. Ma la questione è proprio giusta con Pagliini. C'è una raccomandata. Allora, che vuol dire? Scusa, coi campi avete disdetto il contratto. L'assessore ha promesso il suo interessamento. Bene. Con la famiglia Fondini può darsi che l'Arezzo torni a allenarsi lì ad altre condizioni. Allora,
Oh, un nemico che sei intelligente sono te, Capuano. Che cazzo? Cioè, ma se c'è una raccomandata. Ma se c'è una raccomandata, che vuol dire? Ah. Ma che cazzo vuoi, signor Arturi? Ha fatto una raccomandata. Non mi fate arrabbiare. Giustamente. Ma siccome ci può essere anche un sì, la risposta, da no? parte dello sponsor, sì. da parte tua, no? Certo, no. Ta risposta, certo. Adeguato, ta risposta. Certo. La raccomandata era giusto mandarla, anche perché se non la mandi il contratto, non so perché si rinnova tacitamente, credo. Ma no? ti ha risposto no. già prima, ha detto adeguato no. a un certo... Ma... Tutto è aperto? Così è, così è. Lo sponsor ha se lo voglio vedere i programmi dell'Arezzo. Vabbè, quello non fa parte dello sponsor. Se lo sponsor ha piacere di farsi due chiacchiere, ben volentieri. Certo. Sono anche amici. Quindi, insomma, la porta perché... non è chiusa di più. Assolutamente, no, la porta non è chiusa. Perché ci vuole portare aiuto? Ci basta l'articolo 5. Bravo. Vedi? Articolo quinto, però articolo quinto in Campania, sai cos'è? Chi te ne mano ha vinto, quindi è diverso dalla Toscana. Vabbè, io ho tutta questa bella assemblea l'avrei voluta fare in quella camera bellissima con delle segretarie che mi davano i documenti come li chiedevo. Non è male nemmeno ora. No, grazie. Però mi ripropongo e lo prendo davanti a tutti voi l'impegno, perché chi l'ha chiesto è stato il dottor Avato. Io le manderò via mail, tempo domani di arrivare in ufficio, quello che lei mi ha chiesto. E lei è libero. Ma proprio mandare a tutti, nel senso non è che voglio l'esclusiva. No, no, però... Ogni promessa da me è debito. Siccome l'Arezzo mantiene gli impegni, voglio dire, anche qualcuno ha messo in dubbio che io sarei andato a dire tutta la verità dopo la salvezza. Noi manteniamo fede, quindi Capuano mantiene fede, visto che si parla di dignità e di mantenere fede, ha capito cosa voglio dire, no? Qualcuno ho letto. Sì, vabbè. Io mantengo fede. Siccome mi dovete perdonare, mi scuso veramente, mi sono un po' stancato nell'assemblea che, perché la faremo, perché voglio quei famosi tifosi, li voglio. Io vi farò vedere anche delle cose che voi non sapete. I danni collaterali si chiamano, no? Piccoli danni collaterali. Con me li ho ricevuti, ne sono uscito meglio di prima, però ve lo vorrò far vedere cosa certa gente è riuscita a scatenare contro Ferretti. Perché qui, lo ripeto, sono permaloso, sarò pure permaloso, ma qui non si attacca l'US Arezzo perché non prendono la porta, qui si attacca sempre Ferretti per una mancanza di quello, di quello, di quello e di quell'altro. Ma come vedete, se parliamo, le mancanze non ci sono. Perché la domanda che ha fatto quel signore, che nemmeno conosco, io già me l'ero scritta com'era, cioè qual era la soluzione. Quindi non ci sono assolutamente segreti. Ci sono dei segreti che voi non sapete e che siccome io mi sono stufato, è ora che voi sappiate. Però mi servono le mie segretarie che a calci in culo cominceranno a venire a Arezzo. E così, scusate il termine, no? Così cominciamo a dare i fatti veri, non le chiacchiere. Voglio fare ufficialmente il bentornato
Andrea Bulatti. Bravo, bravo Bulatti. Chi? No. Che c'entra Zinci? No. Guaglio, ma tu hai avuto... Due! Bulatti... No, ma perché? Deve tutta la vita lui deve fare il segretario. Ma c'è quello che mi fa, tanto... Bulatti farà... Invece ci seguirà tutto il giovanile, bravo, perché c'ha le qualità, cioè, e le carte per farlo. Te ci capisci più del tecnico, penso, piccolino qui. Vai. Comunque, concludendo questa... No, è l'unico difetto che non c'ho. Paolo, posso fare una domanda? Alzati. Che ruolo mi puoi mettere a me? Già ce l'hai lui, e sei pure stipendiato. Hai preso già due stipendi. Poi Paolo, ci ho detto un'altra cosa. No, Paolo, una cosa. Io sono invalido qui. La gente non mi deve offendere. Ma non ti vogliono bene tutti. Sta zitto. Mi volessero bene a me come. Sta zitto. Cominci sempre solo. Allora, Bulatti seguirà tutti i giovanili in che termini? In nessuno, allora, Bulatti fa parte del nostro staff. Punto. È quello che deve mettere insieme. Bulatti è tornato tra di noi, adesso vedremo qualsiasi compito. Svolgerà tutto quello che abbiamo detto, perché magari io mi aspetto querele, magari invece mi telefoneranno e mi diranno, vediamo. Pensa che non ci sono, no? I termini. Oggi non no, si è stato dire, talmente dai. Bravo. Vabbè, però scusi, un'ultima domanda, dicendo dei tifosi, quello che diceva. Penso che da luglio ora tanto di cappello è vero. Alle Ferretti è vero. È un mia colpa da parte dei tifosi. Bravo. Cioè io bravo. Parlo per me stesso. Io bravo. Bravo, meriti un applauso. Bravo. Io, caro amico, sono grazie. Ma sono restio ai complimenti perché sono anche timido. Io ho messo quello che potevo mettere. Il merito non è che ci stiamo a fare scarica a barile. Il miracolo, il piccolo miracolo, è stato fatto da questo signore e dai ragazzi. Certo, però Arezzo, venendo da 3-4 anni di scortature, una piazza in una certa maniera, cioè... Come si tornava a dire prima, le chiacchiere non contano, contavano le parti. Bene. Ora sono stati fatti i fatti. Bravo. E di conseguenza penso tanto di cappello. Grazie a tutti. Lì c'è un bel abbiamo mangiate, sennò a metà che la sopra.